Angelo Mastronardi. Buonasera Angelo. Buonasera a tutti. Allora, che è successo? Un anno fa ci siamo sentiti e finalmente sei riuscito a venire a Roma a suonare. Finalmente, diciamo, a distanza di un anno sono stato ospitato qui al Cotton Club per un concerto di presentazione, diciamo, del mio nuovo disco che uscirà ad anno nuovo, e per presentare anche parte della musica del disco precedente sul quale mi ha intervistato un anno fa. E niente, questa è un'iniziativa di Jazz It che ha deciso nei martedì del Cotton Club di presentare dei progetti originali che magari hanno nel panorama jazz italiano una visibilità un attimino più ridotta, e quindi progetti di musicisti emergenti come me, ecco. Il mio disco di esordio è uscito nel settembre del 2014 per la 12 Lune, un'etichetta salentina, una delle più importanti etichette di jazz italiano. Si chiama Like at the Beginning ed è un disco di jazz, di musica originale scritta da me, un paio di arrangiamenti di standard, un tributo a Jeff Buckley, un brano di un cantautore americano. Diciamo, l'impostazione non dovrei essere io a parlare di musica, perché è difficile parlare di musica, è più facile suonarla, ecco. Però sicuramente non si colloca in quel filone di jazz filo americano, né tantomeno in modo schietto jazz europeo, ecco. Insomma, ho cercato di essere il più sincero possibile, ecco, di rispecchiare quanto più possibile la mia personalità e quelli che sono gli ascolti che mi hanno influenzato, che possono anche venire dalla musica americana, da quella europea e anche dai miei studi classici, perché diciamo quello è il mio background, ecco. Insomma, verso i 12-13 anni mi sono iscritto al conservatorio, ho fatto degli studi classici e poi, diciamo, mi sono trasferito a Roma per l'università, quindi c'è stata questa parentesi differente, lontano dalla musica, in cui ho iniziato a maturare l'interesse per il jazz da ascoltatore. E, dopo l'università, tardivamente, ho iniziato ad approfondire lo studio, a fare le mie esperienze di gruppo, ecco, suonando anche musica non jazz, funky, soul e altre cose. Quindi professionalmente ho iniziato a pensare di fare il jazz intorno ai 28 anni, 29 anni. Questo primo disco in trio di cui parlavamo prima, adesso diciamo c'è un'altra formazione, stasera mi esibisco con un'altra ritmica con la quale inciderò il secondo disco, però in quartetto col sassofono. Sassofono sia soprano che tenore. Sono Alex, sempre vivo, sono il batterista di questo trio. Scusate la voce che non c'è stasera. Ok. Ci sono diverse batterie. Io in primis ho una Gretsch, una vecchia Gretsch, poi ci sono anche le Yamaha, mi piacciono tanto, quindi lo strumento è importante, ma è importante il batterista, quindi devo innanzitutto lavorare sulla mia testa e sulle mie mani e poi sullo strumento, perché comunque riesco a portare avanti questa grande passione che ho. Adesso insieme a questi grandi fratelloni abbiamo iniziato questo bel progetto che portiamo avanti e ci stiamo lavorando sopra, e ci sarà prossimamente una nuova pubblicazione, un nuovo disco. Noi ci siamo incontrati con Angelo per strada, a mezza strada. Praticamente io vengo da Lecce, dal Salento, lui da Novoli, un paesino vicino Lecce, e lui invece di Gioia del Colle, ma ci siamo incontrati a Lecce, se non mi sbaglio, forse a Brindisi, qualche jam, ci siamo conosciuti, adesso non ricordo bene qual è stato l'evento che ci ha fatto conoscere. Da lì è nata una bella collaborazione che portiamo avanti già da un annetto e ci troviamo bene con lui, sì, siamo in sintonia su diverse, siamo in alchimia musicale su diversi fronti, quindi ci saranno diversi progetti che porteremo avanti parallelamente anche. Stefano Rielli, sono il contrabbasso, come per tutti i miei colleghi o per la maggior parte di essi si preferisce ovviamente uno strumento che sia di liuteria, perché sono strumenti realizzati a mano di una certa fattura piuttosto che strumenti realizzati in fabbrica, quindi non c'è una marca ben precisa sulla quale identificarsi e fossilizzarsi. Ho cominciato da molto giovane a suonare il contrabbasso, che è uno strumento davvero difficile proprio fisicamente come approccio
a livello corporeo, per cui vabbè, ho avuto la fortuna di nascere già alto, quindi è stato abbastanza facile da quel punto di vista. Come è nata concretamente la passione per il contrabbasso? Come Alessandro, anch'io ho difficoltà a ricordarlo perché appunto ero molto giovane quando ho intrapreso questo percorso. L'unica cosa che ricordo è che mi piaceva il nome, ma in realtà non sapevo neanche cosa fosse. Tant'è che ho questo ricordo un po' assurdo della prima volta che entrai in classe in conservatorio e vidi il contrabbasso, ma pensavo che era un'altra cosa. Sono rimasto un pochettino sbalordito, vero? Ma ti sei adattato? Sì, sì, cioè l'amore, la passione è venuta mano a mano, insomma, ho scoperto queste frequenze, questo modo di suonare che adesso mi identificano appieno. La mia strada è stata per puro caso, perché un insegnante del conservatorio che frequentavo a Lecce mi disse: ah, tu suoni il contrabbasso, vieni a suonare con noi in big band. E da lì ho cominciato a scoprire dei percorsi, dei linguaggi che avevo totalmente ignorato sino ad allora, anche perché mi sono formato quasi esclusivamente sulla musica classica, sino a che non è successo questo incontro del tutto fortuito. Poi da lì in poi il paese è piccolo, la gente mormora, c'è il tizio che suona il contrabbasso, ah, vieni, ti fai la jam, e quindi si è nato un piccolo circuito, cioè un circuito che c'era già, nel quale sono stato inserito. Con questi giovani state preparando, progettando, che succede? Allora, abbiamo iniziato a provare la musica originale per il mio secondo disco, che sarà in quartetto, quindi manca un componente che si chiama Emanuele Coluccia. Quindi ci sarà Alex Semprevivo alla batteria, Stefano Rielli al contrabbasso, me al piano e Emanuele Coluccia, e sarà sempre, diciamo, musica originale, forse qualche arrangiamento di qualche standard americano. Penso che lo registreremo e lo pubblicheremo ad anno nuovo. Dove potremo trovare tutte le informazioni necessarie? Tutte le informazioni si possono trovare sul mio sito web, sulla mia pagina ufficiale di Facebook. E così, insomma, ogni tanto Angelo Mastronardi su Facebook o www.angelomastronardi.it. Allora, io vi ringrazio della partecipazione ai nostri programmi. L'appuntamento è per il prossimo album a Roma, possibilmente presentarlo a Roma. Allora, grazie ancora, un abbraccio forte. L'augurio è sempre quello, ma la risposta deve essere, cioè non può essere crepi. Io dico in bocca al lupo e voi rispondete? Viva il lupo. Beh, quantomeno, penso. Siete d'accordo? Sì, come potremmo non esserlo? Assolutamente sì. Siamo col lupo. Siamo col lupo. Grazie, a presto. Ciao. Ciao a tutti.